Si era deciso alla fine di questa assemblea, conclusa con un sostanziale pareggio tra le due parti contrapposte, di portare tutta la documentazione in tribunale, ma non come atto di accusa nei confronti di qualcuno o di un soggetto in particolare, ma proprio per venire fuori da questa impasse che si è creata, per stabilire se l'Accademia dell'Immagine deve continuare a vivere e quindi si deve nominare un nuovo consiglio di amministrazione, oppure se deve essere sciolta e quindi essere nominato un liquidatore, oppure in terza ipotesi verificare se ci sono gli estremi per dichiarare il fallimento dell'associazione. L'atmosfera di ieri sera lasciava intendere che questa mattina il sindaco sarebbe uscito un po' fuori dalle righe, ha minacciato che le carte ce le ha lui, le vere carte, lui le porterà in procura, e l'ha definita lei, avvocato Bruno, la sorta di servo, tra virgolette, mi permetta di passare questo termine, di Chiodi, un personaggio politico voluto da Chiodi. Ma evidentemente la mia figura è scomoda agli occhi del sindaco. Io ho cercato di fotografare la situazione e una fotografia dovrebbe essere il più oggettiva possibile. Purtroppo c'è un problema a monte ed è un problema di incompatibilità, secondo me. È difficile far coesistere nella stessa persona la figura del sindaco e la figura del presidente dell'Accademia. Si sono sovrapposte queste due figure. E probabilmente ci sono cose, ci sono progetti, ci sono questioni che il sindaco si tiene in tasca o ancora peggio nella sua mente. Quanto ha dato fastidio lei a livello percentuale, se volessimo concretizzarlo, visto anche insomma le varie reazioni? Ma non ne ho la più pallida idea, guardi. Non ho idea di quanto possa aver dato fastidio la mia relazione. Certo, io ho evidenziato una situazione debitoria, si dice però esiste un attivo che sostanzialmente è costituito dall'immobile, però quell'immobile è stato classificato E, dovrà essere demolito, dovrà essere ricostruito, è gravato di varie ipoteche e quindi attualmente il valore di quell'immobile non può essere di 6 milioni di euro, a mio modesto avviso. Ecco, e non solo. E poi prima di poter ricavare un utile, qualunque esso sia, da quell'immobile, passeranno anni. E nel frattempo i dipendenti come li paghiamo? I contributi come vengono pagati? I vari fornitori che hanno sputato sangue e sudore sull'Accademia, come vengono pagati? Con un fantomatico progetto tutta nella mente del sindaco? Non lo so. Dico un'altra cosa, le ho fatto anche la stessa domanda l'altra volta quando stava appunto mettendo mani a questa relazione di 40 pagine. Dall'altra parte c'è la Corte dei Conti, lo sa anche lei, cioè, però non è voluto entrare nel merito. Sull'indagine della Corte dei Conti non è entrato neanche il sindaco questa mattina, forse nessuno gliel'ha chiesto, però ha slittato, dribblato la cosa. Ma io ho preso visione soltanto dell'atto di citazione della Corte dei Conti, poi per il resto valuterà quel magistrato. Non posso entrare nel merito di un'indagine che sostanzialmente non conosco se non per sommi capi e in base all'atto d'accusa. Quello che io posso dire è che ho verificato una consistenza di un debito dell'Accademia dell'Immagine, un debito certo, un debito attuale, un debito che va crescendo, ovviamente, se non viene messo riparo, se non viene messa una pezza a questa situazione, e a fronte di questo debito non vedo un progetto incartato, un progetto costituito da un protocollo d'intesa, da un contratto, da un qualsiasi atto economicamente apprezzabile. Sono solo chiacchiere. Lei ha una mezza idea di queste carte, tra virgolette, che vorrebbe mostrare il sindaco? Ce l'ha una mezza idea, visto che si è studiato, ha centellinato anche 20 anni di ente? Perché non le ha tirate fuori allora ieri? Perché non ne ha parlato ieri di queste carte che avrebbe in mano? Avrebbe potuto tranquillamente esporle, anziché limitarsi a fare questa conferenza stampa o esporle direttamente alla stampa. Mi pare che la sede deputata per prendere certe decisioni non sia la conferenza stampa, ma sia l'assemblea dei soci. Era lì che lui avrebbe dovuto portare queste proposte, queste soluzioni per far continuare a vivere l'Accademia dell'Immagine. Purtroppo qui si gioca sulla pelle della gente, dei lavoratori, e sui soldi pubblici.
E questa è la cosa più preoccupante, stiamo giocando sui soldi pubblici. A livello giuridico adesso, da ultimo avvocato, cosa succede? Lei consegnerà tutto quanto perché il suo lavoro l'ha fatto, quindi non toccherà più a lei. E poi? E poi io passo la palla alla Procura della Repubblica e al Tribunale, vedremo cosa succede in quella sede. Io per me il mio lavoro è completato e per me la situazione è quella e quella rimane. Ritiene più interessante che sia relazionarsi con la Procura della Repubblica in questo momento che col Tribunale? Visto i varchi aperti un po' dappertutto? Ma per me è assolutamente indifferente. È assolutamente indifferente. Vuole dire qualcosa a Cialente dopo la sparata di questa mattina? Ma io francamente non conosco i termini di questa sparata, quindi non so proprio cosa dire. Le ha dato, insomma, tra virgolette, l'ha chiamato poi il servo di Chiodi, no? Un personaggio assolutamente politico, un liquidatore politico, non un tecnico come dovrebbe essere un liquidatore. Allora, intanto io premetto che purtroppo non ero incaricato come liquidatore in senso giuridico stretto. Il mio era un incarico di predisporre una relazione da presentare poi all'assemblea dei soci. Ora, è un concetto un po' tecnico, però non può esistere l'assemblea, non può più esistere l'assemblea dei soci se è stato nominato il liquidatore. Il liquidatore non deve relazionarsi con l'assemblea dei soci, ma con il tribunale. Siccome a me è stato dato l'incarico di relazionarmi con l'assemblea, significa che l'associazione non era stata sciolta, quindi io più che liquidatore ero e sono stato un consulente che ha riportato determinati atti. Qui si continua a parlare di salvataggi, a parlare di tante belle cose, però la realtà dei fatti è che il Cinema Massimo non è più agibile. La linea editoriale era stata dismessa prima del terremoto e l'attività didattica è stata ceduta, armi e bagagli, pacchetto completo, al Centro Sperimentale di Cinematografia in virtù di una sciagurata convenzione firmata proprio dal sindaco, tra l'altro dal sindaco e dagli altri enti pubblici interessati. Tra l'altro il TAR l'aveva annullata quella convenzione. Sa chi ha fatto appello? Proprio il Comune dell'Aquila. Ma va? La convenzione sì. Allora, l'Accademia di Immagini sarebbe meglio del Braga di Teramo, l'ha ripetuto il sindaco tante volte questa mattina. Ha fatto proprio un quadro completamente diverso. Questa storia dell'Istituto Braga di Teramo viene ripetuta come un ritornello sistematicamente. Io non conosco le carte dell'Istituto Braga di Teramo, né so come sia stato salvato. Io so soltanto, mi risulta per certo, che per salvare l'Istituto Braga di Teramo non hanno chiamato ad aprire a Teramo una succursale del Conservatorio Santa Cecilia di Roma. All'Aquila è stato fatto questo. Per salvare l'Accademia dell'Immagine hanno aperto una succursale del Centro Sperimentale di Cinematografia, spiantandola completamente.